ho scoperto io stessa di aver provato delle sensazioni così forti soltanto dopo averle scritte. Il precipizio dell'amore è il racconto di una storia familiare, che è la mia, un racconto biografico, però parla soprattutto di archetipi, quindi il pretesto è quello di raccontare la storia di una famiglia che per due volte si trova ad affrontare due tragedie, no? E all'interno c'è tutto l'animo umano, il percorso che personalmente ho fatto per non saltare giù da quel precipizio. Non è un libro sul dolore, ecco. E il dolore, i due avvenimenti dolorosi sono i due elementi della storia, ma è un libro sulla vita. È un libro che racconta la vita che attraversa questo dolore. Quindi è un libro che parla di vita, di felicità, di la felicità intesa come un incidente improvviso. Ecco, un libro che parla di un percorso per arrivare alla felicità nonostante tutto. È stata una stesura incredibile perché io ho scritto ovunque, ho scritto in macchina, ho scritto aspettando mia figlia fuori dalla sua seduta di fisioterapia, ho scritto andando al lavoro, fermandomi un attimo prima di entrare in classe, ho scritto in chiesa quando entravo così nei momenti di sconforto, ho scritto sempre, ho scritto soprattutto durante la notte. Il titolo, che ha anche un sottotitolo che è Solo appunti di una madre, perché quando mi è stato chiesto di scrivere il libro io ho avuto paura di non avere tempo, no? Perché la mia giornata è di 25 ore, ma in realtà ho sempre preso appunti. E da quando ero bambina che scrivo, prendo appunti, ho taccuini, diari, per cui sono partita dai miei appunti e in 8 mesi ho scritto il libro. Ecco perché Solo appunti di una madre. E il precipizio dell'amore perché è l'amore che mi ha salvato, l'amore per la vita, l'amore è quello che ti spinge verso l'altro e che spinge gli altri verso di te. Io sono una lettrice, aspetta, notturna, perché leggo di notte, compulsiva, perché leggo due o tre libri insieme, e in stato di necessità. Perché io leggo quello, il libro è come una medicina per me, no? Quindi leggo un po' di tutto, leggo soprattutto per cercarmi tra le pagine, un po' come tutti i lettori, mi ritrovo sempre, per cercare soprattutto i miei sentimenti, le mie emozioni e un aiuto. Io chiedo al libro sempre una mano per affrontare la vita. Riscrivendo ho contato le mie fortune, no? Perché poi le ho contate proprio anche rileggendo, mi sono resa conto di quante persone ci sono state vicino. Molte volte si dà tutto per scontato, no? In realtà da soli non ce l'avremmo mai fatta. Da una parte abbiamo aperto porte anche noi, perché la disabilità di solito allontana, fa paura, quindi tende a rinchiudere la famiglia in una bolla. E abbiamo fatto uno sforzo di apertura. Ecco, il libro parla anche di questo, di quello sforzo che si deve fare per aprirsi al mondo e lo sforzo che devono fare gli altri, quel minimo di sacrificio che poi ti dà il senso di comunità, no? Il libro parla di questo.